Quanto noi iniziamo a ragionare, o meglio a farci avvolgere, captare dalla logica di Dio, che è la logica dell'umiliazione, la logica dell'umiltà e la logica della povertà, i primi nemici sono proprio quelli che sono vicini a noi. Nemici nel senso che non sempre ci capiscono, che non sempre ci come dire, sostengono. Pensate a Francesco d'Assisi, quando ha deciso di lasciare tutto, ha deciso di vivere il Vangelo sine grossa e senza nulla di proprio. Bene, quel povero padre Pietro di Bernardone, no? Sappiamo tutte le sofferenze che ha avuto. Bene, potremmo definirlo il primo, tra virgolette, nemico di Francesco d'Assisi. Ma perché? Perché non lo capiva, non capiva la sua logica, perché lui voleva per il figlio una vita agiata, una vita piena di soddisfazioni, una vita in cui lui facesse carriera, in cui diventasse nobile, in cui diventasse un riconosciuto e valido guerriero, cioè uno che doveva contare nella società del tempo, quindi in Assisi. Invece questo figlio lascia tutto, dai poveri, si denuda di tutto, vuole vivere tra i ruderi, vuole vivere senza nulla di proprio, e il padre diventa il suo nemico in questo, cioè uno che non capisce, che non lo capisce, perché è difficile comprendere la logica del Vangelo, è difficile diventare poveri, farsi poveri, soprattutto per chi da ricco deve farsi povero, e quindi è anche difficile per chi ti è vicino capire che è una persona che per esempio sta economicamente bene, decida di lasciare tutto, di darla ai poveri, per esempio di diventare frate piuttosto che prete, piuttosto che missionario. E molte volte sono proprio i primi a non capire i genitori, i quali non lo fanno per cattiveria, ma lo fanno per un amore, diciamo, sbagliato, un amore possessivo, un amore che ti vuole a propria, come dire, secondo un modello che io ho in testa, ma poi invece noi, soprattutto quando si è cristiani, dobbiamo valere per i nostri figli e per le persone che vogliamo bene, volere ciò che Dio vuole per loro, ciò che Dio ha sempre pensato per le persone che ci sono vicine. E quindi questo ci porta a capire come quando, per esempio, in una famiglia un giovane, un figlio o una figlia decidono di entrare in seminario piuttosto che in convento, o quindi per farsi religiosi o suore, non sempre i genitori capiscono, perché anche i genitori dovrebbero capire che semmai quella vocazione del figlio o della figlia è un modo perché loro scendano, facciano il cammino di discesa nella propria anima. Ecco che cosa si intende quando si dice che quando uno sceglie la via del Vangelo, la discesa dentro se stesso, la povertà, i primi nemici sono quelli della casa. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!